È arrivato in orario alla guida della sua auto con accanto il suo legale, l'avvocato Guido Ziccone. Il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, è stato puntualissimo, ma forse inutilmente. Si aspettava un faccia a faccia, telematico, in videoconferenza con il boss di Ramacca, Rosario Di Dio, arrestato nell'operazione Iblis, e da quel giorno il regime di carcere duro, il 41 bis, che però non c'è stato. Di Dio infatti si è avvalso alla facoltà di non rispondere. Di Dio è ritenuto l'esponente di spicco di Cosa Nostra nelle zone di Ramacca e Palagonia e per questo è stato intercettato dai ROS nell'ufficio dell'area di servizio che ha gestito sulla Catania-Gela. In una intercettazione Di Dio parla di Lombardo come un gran cornuto gesuita. Di Dio parla anche con un suo amico e con lui commenta le notizie dei telegiornali sulla nuova giunta regionale composta anche da due magistrati. Alle prime elezioni regionali che ci sono state, aggiunge Di Dio, questo gran bastardo aveva fatto un accordo con a Catania. La sera prima delle votazioni aveva la sorveglianza speciale, è venuto con suo fratello Angelo e si è mangiato 8 sigarette. Udienza di oggi nel processo per voto di scambio, che vede imputati il governatore Raffaele Lombardo e suo fratello Angelo, parlamentare dell'MPA, è stata invece caratterizzata dall'audizione in qualità di testimone del maggiore dei ROS Luciano Arcidiacono, che ha spiegato al giudice monocratico Michele Fichiera in che maniera è nata l'inchiesta Iblis, costola di un'altra retata antimafia, quella denominata Dionisio, il ruolo di Dio e di Vincenzo Aiello e gli interessi della mafia in tutti i megappalti in provincia di Catania.